La suggestiva sede del quadriportico vanvitelliano della sede del comune di Mercato San Severino ospita fino alla fine del mese di novembre San Severino Young Art, una iniziativa voluta e sostenuta dall'amministrazione comunale, in modo particolare dal vice sindaco Enza Sì, Cavaliere. è stato un lavoro arduo perché una prima edizione, questa di San Severino Young Art, molto faticosa perché è stata soprattutto creare delle relazioni con la rete dei licei artistici della Regione Campania. E quindi il risultato è al di là di ogni aspettativa perché tutti i licei artistici hanno partecipato, sono arrivate addirittura le opere da Ischia. Dicevi bene, 150 opere, erano 151, poi una non è arrivata, quindi 150 opere esposte all'interno di questo quadriportico. Abbiamo voluto creare un contesto che richiamasse innanzitutto la bellezza delle nostre ricchezze architettoniche, quindi il quadriportico all'interno del quale la bellezza dell'arte in tutti i suoi aspetti, perché questo abbiamo voluto creare una sorta di scatole cinesi, quindi il palazzo di città, bellissimo, all'interno i quadri, l'esposizione non solo quadri, perché ci sono anche tantissime sculture, e poi giovedì e venerdì sono previsti anche dei momenti teatrali, momenti di musica. Mattina la mostra è visitata dai ragazzi delle scuole del territorio. Infatti abbiamo già tante prenotazioni, da partire da oggi fino a venerdì. La mostra è aperta dalle 9 di mattina fino alle 19, 19:15 di sera, tranne giovedì e venerdì dove ci saranno gli eventi, quindi sarà aperta fino a tardi. Sabato poi abbiamo la cerimonia di premiazione a Teatro Comunale, dove verranno premiati gli artisti che hanno esposto le opere in questo contesto.